se vi siete persi qualcosa del 2012, niente paura. La parata di Panfili a Nautico nel mese di ottobre, che anche quest'anno ha posto Genova al centro dell'attenzione europea. L'installazione dei tutor sulla sopraelevata, che ha richiamato gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità. Il trionfo della Prorecco in Coppa dei Campioni di pallanuoto. Cronaca di un anno di cronaca, giorno per giorno, ripercorre gli eventi che hanno segnato da Capodanno a San Silvestro il 2012 della Liguria. Sarà questo l'ultimo anno su carta? La carta è la tradizione di questa pubblicazione. Il fatto è che non riuscirà a rimanere su carta così com'è, come la conosciamo, ancora molto a lungo. Il futuro sarà una pubblicazione più agile, probabilmente online, probabilmente su CD, comunque con un supporto per i nuovi media, per la nuova tecnologia, perché è quello che ci chiedono fondamentalmente i colleghi, al di là dei costi che sono diversi, perché diciamolo chiaramente, pubblicare su carta costa tanto, abbiamo bisogno di molta pubblicità e purtroppo la pubblicità in questo periodo, in questo frangente è calata a picco, però diciamo che il futuro è proprio su supporto tecnologico, quindi sarà anche un supporto più facile, di più facile consultazione. Chiaro, uno non avrà più questo libro tra le mani, non sarà in questo formato, comunque, anche se lo potrà ancora avere, però con un click troverà tutto quello che è successo in un anno in Liguria. Ritorniamo al 1977 con Aldo Repetto, allora giovane rampante direttore della sede ANSA di Genova. A chi e perché è venuta l'idea di raccontare giorno per giorno la cronaca di un anno raccontata dai cronisti? Eravamo tre persone, io, Massimiliano Bagnasco, che allora lavorava all'Avvenire, e Alfredo Provenzali. Ci siamo incontrati con Carlo Scalenghe, che faceva lo stampatore, e abbiamo deciso di fare questa cosa, perché volevamo fare qualcosa per il gruppo cronisti. E il primo numero ricordo che l'abbiamo fatto praticamente nella sede dell'ANSA, dove io ero il capo, e ci siamo messi lì a lavorare così con i fotografi e tutto, ed è venuto fuori questo primo numero. E l'idea proprio del nome, Cronaca di un dato di cronaca, era del povero Alfredo Provenzali, che ricordo veramente con tanta nostalgia. Era un grande collega, molto bravo e sempre presente. Ma c'è una notizia che non è mai finita in cronaca di un anno di cronaca, come ci racconta l'ex inviato del giorno del Corriere della Sera, Camillo Arcuri. Un ricordo che non riesco a cancellare dalla mia memoria è di tipo negativo. Io per molti anni ho fatto l'inviato da Genova per il giorno. Un giorno mi capitò, proprio grazie a un personaggio che in questa sede, siamo a Palazzo Spinola, era molto importante, un mio amico di gioventù, Francesco Cattanei, che era presidente della provincia allora, mi venne data una dritta da lui, un rapporto dei carabinieri, intuivo dei carabinieri perché era stata tagliata l'intestazione e la firma, in cui si parlava della preparazione di un golf borghese a Genova. Io feci la mia inchiesta, feci il pezzo e non uscì mai. Andai una volta al giornale per chiedere come mai, non mi diedero mai risposte. E io mi tenni per 30 anni questo groppo sullo stomaco, perché non avevo possibilità di pubblicarlo da nessuna parte. Non ti nascondo che feci dei tentativi. Andai a parlare con Umberto Eco a Milano, che era il maître penseur dell'Espresso, dicendo che io davo tutta la mia inchiesta a loro, pur che la facessero, senza, non rivendicavo firme e niente. Neanche loro mi risposero. E rimase per anni sepolta sta storia. Capisci? Queste sono le frustrazioni. Non ci furbo, andò a vuoto.
per le ragioni che, storiche che conosciamo, qualcuno l'ha affermato, però la possibilità di incidere nella realtà da parte dei giornalisti, io constatai, toccando con mano, che non esisteva. La libertà assoluta non esiste, ma il dovere di cercare di allargare i confini della libertà è nel DNA dei giornalisti. E questo testimonia, da 36 anni, Cronaca di un anno di cronaca. Quali sono state le notizie da prima pagina del 2012? Sicuramente nel 2012 il naufragio della Costa è stato l'evento forse più clamoroso, ecco, diciamo, purtroppo anche in negativo. Questo non vuol dire che non si debba dare notizia, per esempio, anche di tante altre positive cose, come per esempio positivi fatti, come per esempio le bandiere blu che quest'anno hanno riguardato in maniera più cospicua rispetto agli anni scorsi la Liguria.